sindaco. Vieni, vieni, bravo, bravo, bravo. Ci proviamo. Benvenuti viaggiatori, io sono Grizzly e lui è Baku. Baku è un pastore maremmano abruzzese e no, non è il mio cane, è il cane di un mio cliente. Per la cronaca, non imitate quello che sto facendo io lo faccio perché conosco Baku, ma soprattutto perché Baku conosce me e si fida di me abbastanza. Che è una cosa molto difficile da ottenere con un pastore maremmano, è un cane che si fida molto poco delle persone, è un ottimo cane da guardia proprio perché è molto malfidente. Oggi io sono qui per parlarvi in generale di animali domestici, per cui cominciamo il vlog. Sigla! Grazie, Baku. Tutto qua. Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Vorrei cominciare col parlarvi anzitutto del mio rapporto con gli animali domestici e con gli animali in generale. Ora, io sono una persona a cui piacciono moltissimo gli animali, e prima che me lo chiediate, sì, alcuni li preferisco col sughetto e un contorno di patate. La cosa particolare è appunto che amo molto gli animali e generalmente questo tipo di rapporto viene ricambiato con molto piacere da parte degli animali. Ma veramente all'estremo, Argo, la buon'anima non c'è più del cane di Francesco, mi adorava, al punto che rispondeva al telefono: «Ah, ciao Mirko!» e dopo qualche minuto: «Argo, smettila! Che succede? Che succede? Il cane ha sentito che sei tu al telefono e ha cominciato a mugolare!» E naturalmente stiamo parlando di un rapporto con animali che vedo per pochi minuti, se non per pochi istanti. Baku stesso è un cane che avrò visto complessivamente una decina di volte, semplicemente attraversando il cortile per entrare in casa del cliente. Ho chiesto al cliente il permesso di, tra molte virgolette, prestarmi il cane per girare l'introduzione a questo video. Il cliente mi ha dato il permesso, considerando che comunque ha visto che ho carpito la fiducia di Baku, che non è una cosa molto facile da ottenere, soprattutto nei confronti non tanto di Baku quanto proprio della razza. Baku infatti è un pastore maremmano, per essere precisi un pastore maremmano abruzzese. È una razza molto antica, richiamata addirittura da alcuni autori latini come Varrone o Columella, e sono definiti guardiani integerrimi delle greggi ed efficaci antagonisti del lupo e dell'orso. Ecco perché ho questo rapporto con gli animali, se non puoi combatterli, fateli amici. Scherzi a parte, proprio il pastore maremmano abruzzese è un cane molto particolare, perché è un cane estremamente indipendente, nei secoli utilizzato come cane da pastore per una serie di caratteristiche, innanzitutto proprio per la sua completa indipendenza. È un cane che diluvia e lui non gliene frega niente, sta dormendo sotto il diluvio, sotto la neve, tuoneggia, muove un po' le orecchie e gira la testa dall'altra parte, non gli interessa. È molto legato al proprio padrone, ma in una maniera particolarissima, perché non è un cane che stabilisce con il padrone il rapporto cane-padrone, il rapporto sottoposto-padrone. Il rapporto che stabilisce il pastore maremmano abruzzese è un rapporto da pari a pari. Il pastore maremmano e il padrone sono entrambi capibranco, e questo il suo modo di interfacciarsi, ma lega un rapporto molto profondo nel tempo, sicuramente. E in fondo io, per esempio, ho carpito la fiducia di Baku mostrandogli con i miei gesti, con i miei toni di voce, con il mio comportamento, che lo tratto come un mio pari e che non voglio rappresentare un pericolo per lui, per il suo territorio, per il suo padrone. Infatti naturalmente ho sempre detto al suo padrone: «Ok, ho carpito la fiducia di Baku, ma naturalmente se io tentassi di aggredirla, Baku immediatamente mi sbranerebbe». Comunque questo è evidente. Ora, in generale, il mio rapporto con gli animali è molto particolare. Come dicevo, mi piacciono moltissimo gli animali e questo tipo di rapporto viene spesso ricambiato, ma proprio con gli animali che mi capita di incontrare nelle situazioni, anche, non lo so, sono al bar, entra un cliente con il cane al guinzaglio, come si fa tipicamente nelle mattinate presto tra i pochi avventori del bar? Incrociamo gli sguardi, io e il padrone del cane, buongiorno, buongiorno. Poi mi abbasso, guardo il cane guarda verso di me, e allora gli dico
buongiorno anche al cane. E il cane, la prima cosa che fa quando sente la mia voce, piega la testa. Oddio, come impazzisco quando i cani piegano la testa! Ma subito dopo il cane cerca di zomparmi addosso scodinzolando, il padrone prova a tirarlo indietro e il cane subito si butta zampe all'aria ai miei piedi. Il padrone è sconvolto. Ma lei ha per caso dei cani? No, non ho nessun animale domestico. È la prima volta che vedo questo cane fare così. Di solito è molto malfidente. E la mia risposta tipica è: oh, no, vabbè, non si preoccupi, faccio questo effetto ai cani. Ma cogliamo la frase «no, non ho animali domestici» per analizzare un punto. Ho scelto di non avere nessun animale domestico in casa. Gli unici animali che ho sono i miei peluche. Le male lingue mi dicono che ne ho troppi, ma sono solo 5 mensole e 2 poltrone e qualcuno sul letto. Proprio perché mi piacciono moltissimo gli animali, mi piace comportarmi con gli animali come se fossero dei miei pari e non dei miei sottoposti, e ho molto rispetto degli animali, ed è per questo che ho scelto di non avere animali domestici, perché per il lavoro che faccio spesso sono fuori casa per tutta la giornata. Non posso portarmi un animale domestico appresso perché non potrei portarmelo da ogni cliente, quindi dovrebbe rimanere da solo in casa tutto il giorno. E per quanto un animale possa essere indipendente, non mi sembra corretto che un animale d'affezione rimanga da solo in casa tutto il giorno e mi veda solo la sera quando rientro a casa per cenare. Non sempre, perché talvolta mi capita di rientrare a casa, non so, a mezzanotte, praticamente arrivo, mi do una sciacquata e mi butto a letto. Non mi sembra corretto nei confronti dell'animale domestico, perché è un animale da affezione, ha bisogno anche di un po' di affetto, il cane, il gatto, il quello che sia, e non mi sembra corretto lasciare un animale in casa da solo a non fare nulla. Ma vedo che questa scelta, che è una scelta ben ponderata, non sempre è una scelta diffusa. Ci sono moltissime situazioni in cui ci sono delle persone che decidono di prendersi un animale domestico perché c'è l'idea di avere il giocattolo da coccolare. Solo che poi, passata la voglia di avere il giocattolo da coccolare, l'animale viene lasciato completamente a se stesso. Trovo questa cosa profondamente sbagliata, eppure noto che questa cosa è diffusa, ed è una cosa che dispiace moltissimo, perché quando uno prende un animale domestico perché vuole il giocattolo, poi può succedere che quando arriva il momento in cui si parte per la vacanza e il momento in cui si lascerà il giocattolo dentro il cassonetto, ossia si abbandonerà l'animale domestico per strada o in autostrada, o lo si abbandona, semplicemente lo si butta fuori casa. Questo è un punto molto negativo della storia umana degli ultimi anni, moltissimi animali che vengono abbandonati. Bisogna farsi la cultura che un animale domestico non è un giocattolo. Allora, se vuoi un giocattolo, prenditi un bel pupazzo di peluche, così hai una cosa che puoi coccolare tutte le volte che vuoi. Quando non lo vuoi coccolare, lo lasci sulla mensola e non ha bisogno di nulla, tutt'al più di una spolverata, una spazzolata una volta ogni tanto, o lo metti un attimo in lavatrice, ma quantomeno non abbandoni a se stesso un essere vivente. Insomma, questa è la mia posizione. Come ho detto, mi piacciono moltissimo gli animali, ma proprio perché mi piacciono moltissimo, proprio perché amo gli animali, ho scelto di non avere un animale domestico. Se in futuro dovessero cambiare le mie esigenze, i miei ritmi lavorativi, magari potrei adottare un animale domestico, e questo potrebbe essere sicuramente qualcosa di interessante, potrebbe essere una nuova esperienza, e sono sicuro che legheremmo tantissimo con un animale domestico. Ma tuttavia, per l'appunto, al momento ho deciso per la cosa più responsabile, che è quella di avere solo dei peluche. Almeno li posso lasciare da soli a casa tutto il giorno, non combinano grossi guai, giocano tra di loro. Scherzi a parte, so che quantomeno non lascio un essere vivente da solo tutto il giorno in casa, perché io devo lavorare, e la trovo una cosa molto discutibile. Ma ora chiedo a voi. Voi, innanzitutto, che rapporto avete con gli animali domestici? Avete un rapporto di semplice amicizia? Avete un rapporto di profondo amore e profonda stima? Siete quelli che state guidando la macchina, vedete un cane per strada,
piantate una frenata perché dovete scendere e accarezzare quel cane, o non lo so, avete voi un animale domestico, un gatto, un cane, un canarino, un pesce rosso, un pitone magari, ci sono persone che hanno anche animali esotici molto particolari, oppure pensate di prendere un animale domestico, però anche voi state valutando attentamente l'ipotesi perché i vostri ritmi, il vostro lavoro vi tengono molto spesso lontani da casa, allora considerate come me appunto l'ipotesi che l'animale resterebbe da solo in casa e non vi sembra corretto, oppure avete un animale domestico e purtroppo vi sta capitando di lasciarlo spesso da solo, però magari indipendente, magari siete in una grossa casa di campagna e quindi comunque il cane sta tutto il giorno a girare intorno al terreno, insegue i topi, insegue gli scoiattoli, quindi si diverte. Non lo so, parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDBOTR. Fatemi un po' sapere che cosa ne pensate, fatemi un po' sapere quali sono i vostri animali domestici, e se avete qualche animale domestico gli offro una gentile raschiatina sulla testa, anche se è un pesce rosso. Andate con il ditino sott'acqua e gli date una raschiatina da parte mia. Bene ragazzi, anche oggi abbiamo concluso. Con questo vlog spero di essere riuscito a farvi riflettere su quale dovrebbe essere il rapporto con un animale domestico, e quindi sulla necessità dove succede di scegliere se avere o meno un animale domestico, e magari saper dire no, in queste condizioni è meglio non avere un animale domestico, è meglio evitare, quindi saper anche dire va bene, mi piacciono gli animali, ma proprio perché mi piacciono voglio evitare di averne uno, perché in questo momento non è il caso di averne uno. Se ce l'ho fatta vi invito a mettere pollice in alto e condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram, magari proprio con i vostri amici a cui piacerebbe prendere un animale domestico, proprio perché vorrebbero il giocattolo da coccolare, senza considerare quali responsabilità porta avere un animale domestico in casa. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, che tra l'altro aiuta anche a coprire quei cattivi odori che talvolta possono lasciare alcuni animali domestici. Per esempio, il buon profumo di nuovo iscritto aiuta a coprire quell'odore di cane bagnato che è un tantinello fastidioso. Inoltre, se seguite il mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, e ricevere occasionalmente piccole curiosità dietro le quinte riguardo ai video che devo realizzare. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi su Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Io sono Grizzly e questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!